Fine anno, tempo di oroscopi, un gioco senza alcun valore scientifico e poco contatto con la realtà, naturalmente, ma fa impressione rileggere quelli dello scorso anno, nessun accenno a quello che sarebbe accaduto. Caterina Proietti. Non farmi male, oroscopo, me la sto facendo! Ah, mi sono tagliato con la carta! L'illusione di prevedere il futuro è il vizio più innocente che possiamo permetterci e chi meglio dell'oroscopo può assecondare il nostro pensiero magico. Per quel che riguarda i nati nella bilancia, nel Sagittario, nel Capricorno e nell'Acquario, preferirei non dire niente. D'altronde le stelle si leggono da secoli, ma mai come quest'anno è stato chiaro quanto nulla sia prevedibile. Nessuno lo scorso dicembre aveva anticipato una pandemia. Voglio sapere tutto sul segno zodiacale della Vergine. Amore, lavoro, salute, è tutto un gioco. C'è chi si occupa di verificare le profezie di astrologi e veggenti. È il CICAP, il comitato scientifico che controlla le affermazioni delle pseudoscienze. Hanno trovato che una quartina di Nostradamus prevedeva la pandemia. È difficilissimo, non è mai successo che qualcuno riuscisse ad avere delle informazioni dalle quartine di Nostradamus prima che la cosa succedesse. Oggi, a posteriori, tutti dicono che nel 2020, in effetti, la congiunzione di Plutone e Saturno in Capricorno non poteva che preannunciare catastrofi. Non c'è nessuna ragione per cui la posizione, per esempio, delle stelle nel cielo, dei pianeti nel cielo, debba riflettere o influenzare quello che succede sulla Terra. Ecco, per esempio, se mi concentro, riesca a stabilire che ieri era mercoledì. E in effetti conviene più analizzare il passato che predire il futuro. Il pranzo di Natale ordinato su una